Sono studio corsi TEV, appassionato di qualsiasi forma di corsi sull'energia, sulla ricerca e lo sviluppo personale e ho letto dei libri, mi sono interessato a Zamperini e dopo aver letto due libri, già nel 2013 volevo fare questo corso base, l'ho rimandato per 3 anni, finalmente ce l'ho fatta a partecipare al mio primo corso di TEV Energie Sottili. Ho fatto altre esperienze e tuttora ne faccio sia fatte, ne porterò avanti altre. Vengo da corsi di dinamiche reazionali, sempre tecniche che riguardano un po' l'energia sottile, i chakra, cromoterapia e quant'altro. E la cosa che più mi ha appassionato e motivato a venire a Roma, da Civitanova Marche, e fare questo sperimentare il primo corso con la TEV, perché ci reggevo una base molto scientifica, mentre gli altri corsi rimanevano un po' nell'olistico, molto sulla filosofia orientale. Qui c'è una parte scientifica ben radicata, e quella che mi ha più stimolato e interessato a venire poi a Roma a fare questo primo incontro. Sono venuto con l'aspettativa di avere una base scientifica, perciò riproducibile, di tutti gli esercizi, sperimentare sul mio corpo quello che significa diventare consapevoli dell'energia, dei flussi di energia in modo più importante per poterle poi riconoscere. Questa prima esperienza già in questi 2 giorni ho avuto consapevolezza di dove andare ad allenarmi e quali tecniche utilizzare per diventarne più consapevole. Beh sì, questa è stata proprio la cosa sicuramente che mi è rimasta più impressa, di diventare consapevole dei flussi di energia. Sentire perciò quando c'è un'energia, la densità, la leggerezza, la pressione di un'energia e queste cose che giocando con altre tecniche si potevano percepire, qui invece c'è il sentire molto più chiaro, di modo che questo mi permetterà di andare avanti e acquisire sempre di più una conoscenza approfondita di come usarle e quali uso farne. Beh, come nel corso della giornata, parlando anche con Sonia, nel feedback post esercizio, principalmente è stata leggerezza e equilibrio. Per me è stato potentissimo la percezione di questi due stati d'animo che poi si sono passati a livello fisico, cioè sentire con i palmi la leggerezza dell'energia e il riequilibrio quando c'è una parte del corpo, destra, sinistra, piuttosto che alto e basso, riportate come dei vasi comunicanti in equilibrio con l'uso del Clean Energy, è stata una rivelazione che sicuramente cambierà da oggi in poi il mio approccio con stati di squilibrio sia fisico che mentale. Conoscendo questa tecnica sicuramente riuscirò più velocemente a portare un nuovo equilibrio nella mia quotidianità. Io vengo dall'esperienza anche di corsi, non l'ho detto, ma anche ho fatto anche Reiki, ho fatto diversi corsi di riequilibrio delle energie e consapevolezza delle energie. Sicuramente dal primo approccio che ho avuto con il metodo Zamperini lo consiglierei prima di tutto agli operatori olistici, perché significa avere uno strumento in più scientifico da utilizzare nei loro trattamenti che fanno con il Reiki abbinato a qualsiasi altra tecnica, ma con una consapevolezza diversa, perciò c'è un sapere indirizzare e gestire l'energia, cosa che nel Reiki non sono riuscito ad avere. Invece qui ho una risposta scientifica e non solamente olistica di usare il mezzo, come l'esempio che faceva Sonia, prendere la patente per guidare un'auto. Poi l'auto decido io se avere la Ferrari piuttosto che la Panda e andarci a Parigi piuttosto che a Fuorigrotta. Sta a me poi dopo come usare il mezzo. Il metodo è fantastico perché ti dà una base scientifica, ti abilita all'utilizzo. Poi sta a me decidere l'uso che farne e nel tempo che vorrò utilizzarlo.